al Fuorisalone di Milano, tra l'altro qui all'Accademia di Brera, mostrando delle potenzialità incredibili della tecnologia che si fa poi sempre più umana. Assolutamente, noi abbiamo un percorso abbastanza lungo in realtà al Fuorisalone, prima all'Università degli Studi e da 2 anni qui nel Brera District, e siamo contenti di essere riusciti a convincere ancora l'headquarter a fare un investimento notevole per dimostrare nella patria del design quello che il designer giapponese insieme alla creatività italiana possono realizzare. Tra l'altro abbiamo visto appunto questa installazione, proprio, cioè la tecnologia incontra il craft. Assolutamente. Quindi mi viene da dire sembra una regia straordinaria. Sì, anche perché il Giappone ha una tradizione millenaria da questo punto di vista, paragonabile alla nostra, e quindi noi abbiamo un gioco facile nel portare avanti questo tipo di iniziative anche nel paese dove il design è nato in teoria, come l'Italia. No? In tutto questo, anche nell'insieme dei prodotti che poi insomma con la tecnologia dell'induzione, del calore, ma anche del rendere freddo appunto al posto del ghiaccio, no? Cioè la tecnologia dell'induzione, mi sembra di vedere anche una commistione tra quello che può essere il business to business e il business to consumer, cioè non esistono più i confini. No, soprattutto tutte le soluzioni nuove che sviluppiamo vanno sempre più in direzione del business to business. In realtà il consumatore deve essere soddisfatto non semplicemente comprando un prodotto Panasonic, ma una soluzione dove anche Panasonic è attore. Quindi uno comprerà un mobile con un vetro che diventerà può diventare un televisore, non sa di comprare un televisore Panasonic, ma è dentro un mobile meraviglioso di Cassina, per esempio, con una lastra di vetro che diventa un meraviglioso televisore Panasonic. Quando sarà tutto realtà? Abbiamo visto anche, non so, la coccola del diffusore, no? Meravigliosa induzione, piuttosto che le casse che diventano tovaglie, certo. Ma riprendendo le cinture dei kimono. Ma sa, noi abbiamo fatto 28.000 brevetti negli ultimi 10 anni, quindi questi sono altri 28.000 che arriveranno, penso, a breve, non so dirle quando, ma ce ne sono tanti ancora in cantiere.